Signore e signori, bentornati al nostro tredicesimo appuntamento di Dica 33 Medicina sul Campo. Anche questa settimana siamo nel territorio spoletino e abbiamo visitato l'RSA, Residenza Sanitaria Assistenziale. Ringrazio dunque la dirigente medico, dottoressa Simonetta Antinerelli, direttore del territorio del comprensorio spoletino USL Umbria 2. Ricordiamo che questo reparto può essere definito un'eccellenza proprio perché nel 2015 ha ricevuto la ISO 9001, ovvero dove tutti i requisiti previsti dalla norma garantiscono il servizio di qualità certificato. Abbiamo parlato con la dirigente medico, dottoressa Irma Iannucci, responsabile medico dell'RSA. Prego il servizio. Che cos'è la residenza sanitaria assistita? È una residenza, quindi appunto una struttura appunto intermedia, appunto, quindi questo lo dobbiamo tenere presente, per gli anziani non autosufficienti. Per intermedia che cosa intende? Si intende in un periodo vengono ospitate persone, anziani, quindi noi li chiamiamo ospiti, dunque per un periodo determinato, a differenza delle residenze protette, le famose case di riposo, in cui l'assistenza veniva fornita a tempo indeterminato. Nella nostra residenza invece c'è un periodo appunto limitato a 60 giorni, cioè l'ospite può venire, può restare appunto nella nostra residenza massimo 60 giorni. È chiamata poi intermedia appunto perché fa appunto proprio da punto, da fulcro, cioè tra l'ospedale e la domiciliarità. Ok? Parlava di 60 giorni, il numero massimo della presenza di un ospite. E poi dopo i 60 giorni. Allora, il compito dell'RSA è quella di dare l'opportunità ai parenti di organizzarsi a livello domiciliare, oppure appunto di trovare una residenzialità, una struttura residenziale in altre sedi. E appunto dunque questo è per quanto riguarda i parenti. Per quanto riguarda invece l'ospite, appunto ha il compito di ripristinare una certa autonomia. Faccio subito un esempio. In genere noi ricoveriamo ospiti che vengono dall'ortopedia e nella maggior parte dei casi si tratta di una frattura di femore. Il motivo è la frattura di femore. Siccome nella nostra residenza c'è appunto ci sono fisioterapiste, quindi appunto il compito è quello di riattivare, di dare di nuovo l'autonomia agli anziani, a queste persone. Oppure molte volte ci vengono dalla medicina, in questo caso si tratta di anziani con scompensi cardiaci, con scompensi diabetici, quindi il nostro compito è quello appunto di terminata la fase acuta ospedaliera, vengono da noi per un recupero, per una diciamo convalescenza e quindi il tempo è limitato. Quindi l'RSA ha un fondamento importante per l'aiuto sia della famiglia ma anche per la fruibilità da parte del paziente che esce da una realtà ospedaliera per arrivare poi a domicilio. È un nodo della maglia che appunto a livello dei vari servizi che si trovano nel territorio. Ecco, appunto, no, è chiamata intermedia proprio per questo motivo, insomma. Parlava solo di ospiti anziani, quindi non è possibile il ricovero da parte di persone giovani? Allora, la nostra per definizione è un RSA per anziani. Esistono anche RSA appunto per disabili, no? Però appunto la nostra è per anziani. È ovvio che appunto dunque non siamo così rigidi perché può capitare appunto dunque di ospitare persone che hanno un'età inferiore a 64 anni d'età. Dunque l'ingresso appunto è determinato da una valutazione, appunto anche in questo caso noi parliamo di unità multidisciplinare, cioè vengono considerati i vari bisogni delle persone, degli ospiti, per cui appunto, nella maggior parte dei casi si tratta appunto di bisogni sociali.
non c'è una rete sociale, oppure appunto dunque non ci sono gli assistiti, i pazienti vengono assistiti da persone magari appunto più anziane, oppure appunto disabili anche loro, capito? E quindi appunto per definizione è una RSA per anziani, però ci possono essere poi delle eccezioni, come ci sono delle eccezioni per quanto riguarda il periodo di degenza. Nella maggior parte dei casi si tratta di ospiti provenienti dall'ortopedia, quindi fanno un piano di riabilitazione. Può capitare che questo piano riabilitativo, questa riabilitazione, appunto dunque non termina al 60° giorno, per cui appunto noi diamo l'opportunità di restare ancora, quindi non siamo appunto molto rigidi, dipende dalle condizioni cliniche. Come si accede innanzitutto nello specifico all'RSA? Questo vorrei sapere. E poi vorrei chiederle, dopo i 60 giorni c'è la possibilità di rimanere magari anche con un pagamento personale? Come funziona questa cosa? Allora, come si accede in RSA? Dunque nella maggior parte dei casi, nel 90% dei casi, mediante una dimissione protetta, cioè quando sono le varie divisioni di medicina che ci fanno le richieste, dunque, e queste richieste poi vengono vagliate dall'UMV, dall'unità multidisciplinare. In pochissimi casi gli ingressi vengono dal domicilio e la richiesta in questo caso viene fatta appunto o da un parente oppure dall'assistente sociale oppure dal medico di medicina generale. Poi l'altra domanda era appunto l'opportunità di rimanere. No, allora le residenze sanitarie assistite per definizione sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi appunto non c'è assolutamente bisogno, cioè l'ospite non è tenuto a pagare una retta. Non è tenuto a pagare una retta, però non può restare più del tempo previsto dal quadro clinico. Okay? Quindi appunto molte volte noi ci chiedono di rimanere appunto dunque per problemi sociali e non è molto giusto, perché appunto dunque è tutto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Okay? Quindi, risposta. Sente, ecco. Per quanto riguarda poi l'organizzazione, nella nostra residenza ci sono i medici di medicina generale che appunto restano nella struttura per alcune ore al giorno, quindi questo bisogna tenerlo presente, perché essendo una residenza appunto dentro l'ospedale si confonde molte volte con un reparto ospedaliero, per cui c'è anche da parte degli utenti e dei parenti appunto una richiesta impropria, cioè pensano che sia in ospedale, l'ospedale appunto vedono sempre 24 ore su 24, o meglio 12 ore magari vedono il medico, lì no, perché ci sono delle fasce orarie e in genere sono 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio, quindi è limitata la presenza del medico, proprio perché la fase acuta viene erogata a livello ospedaliero, quindi non c'è una fase acuta nella nostra residenza, ok? Oltre poi c'è appunto il personale infermieristico 24 ore su 24, appunto gli operatori di assistenza 24 ore su 24, e ci sono le fisioterapiste. Le fisioterapiste appunto che lavorano 5 ore, 5 giorni su 7. Ok, quindi mi ha fatto comprendere tutto bene e mi ha fatto anche comprendere che forse l'errore che si fa nel chiedere da parte della famiglia è dato dal luogo dove si trova, cioè il luogo, l'RSA si trova all'interno dell'ospedale, quindi ubicato in una realtà difficile da capire per chi è fuori, dice non fa parte dell'ospedale. Allora appunto questo problema in effetti si è creato circa 3 anni fa. Perché la nostra RSA, che poi è chiamata San Paolo, appunto perché è una storia, dunque il primo nucleo di RSA è stato costituito nel 1999 al San Paolo, la famosa casa di riposo del comune. Era costituito appunto dagli ospiti più gravi della casa di riposo e dagli ospiti meno gravi dell'ex sezione psichiatrica, quindi il primo nucleo, no? Continuate a chiamarsi. Poi per vicende particolari, cambio di destinazione d'uso, eccetera, noi ci siamo trasferiti nella frazione di Terrai, la frazione di Spoleto. E dopo, circa 4 anni fa, mi sembra, abbiamo fatto l'altro trasferimento, cioè questo nucleo appunto si è trasferito nell'interno dell'ospedale. Allora, creando dei lati positivi e negativi.
cioè positivi, appunto perché in effetti si usufruisce appunto con una certa facilità dell'assistenza medica, soprattutto delle consulenze specialistiche, e poi appunto anche gli esami di laboratorio, gli esami strumentali vengono fatti con rapidità, no? Dalla parte però appunto si è creato appunto una richiesta da parte dei pazienti appunto e da parte appunto dei parenti inappropriata. Certo, perché vedono questa struttura, cioè non la distinguono e quindi appunto è molto complicato farglielo capire, nonostante si faccia tanto, appunto, però ancora no, non è passato questo. A Dica 33 Medicina sul Campo abbiamo incontrato il responsabile infermieristico dell'RSA di altri servizi territoriali, il signor Loretoni Roberto. Prego il servizio. Le figure che ruotano all'interno dell'RSA ci sono dalle fisioterapiste agli infermieri e agli OS, che sono in questo caso per l'RSA di una cooperativa, il Cerchio di Spoleto. Lavorano in maniera in sinergia, facendo dei progetti individuali sui pazienti, quindi dei progetti appunto mirati per ogni singolo paziente, per ogni singola patologia e per ogni singola attività, e vengono svolte per delle 24 ore, ma soprattutto la mattina con le fisioterapiste e il pomeriggio. La notte naturalmente è un turno di riposo per il nostro utente, e vengono svolte tutte le attività necessarie al recupero funzionale dell'abilità dell'utente. Senta, un paziente quando entra all'interno dell'RSA, il suo iter, il suo percorso dall'entrata all'uscita qual è? Il percorso è che viene ospitato all'interno dell'RSA, viene fatta una prima valutazione da un nostro medico e viene redatto un progetto anche con la collaborazione della fisiatra laddove ce ne fosse bisogno per le patologie insistenti sull'utente, ed essendo una struttura intermedia tra ospedale e territorio cerchiamo di restituire nella nostra progettualità, quindi di tutti i professionisti a partire dai medici, fisioterapisti, infermieri e operatori, quelle abilità che il paziente ha perso a causa della patologia o che ha necessità di riacquistarne nuove. Quindi si cerca in qualche modo di ridargli quell'autonomia funzionale e di coinvolgere in questo percorso anche la famiglia. In che modo viene coinvolta la famiglia? Con la presenza all'interno del servizio, spiegando quali sono le nostre attività, quindi facendolo proprio conoscere le attività all'interno di tutti i processi assistenziali, di tutte le nostre procedure, di tutte le attività. Faccio un esempio, dalla cura di sé dell'utente fino alla riabilitazione, fino alla movimentazione, quindi fino a renderlo più autonomo possibile rispetto alla patologia prevalente che ha avuto per il disagio per cui è stato ricoverato. Quindi l'importanza dell'RSA, delle figure professionali all'interno dell'RSA, è quello di accompagnare, aiutare l'utente, ma soprattutto renderlo più autonomo possibile. Certo che sì, perché è la nostra missione, come ha detto già la nostra responsabile, la dottoressa Iannucci, è un percorso che ha un tempo fino a un massimo di 60 giorni, quindi questa è la nostra missione, proprio perché siamo una struttura intermedia tra ospedale e le cure domiciliari. Senta, il turnover sia infermieristico che degli assistenti sociosanitario che lei gestisce, come è composto nell'arco della giornata? La mattina abbiamo la presenza di due infermieri, il pomeriggio un infermiere e la notte un infermiere. La mattina ci sono due fisioterapiste per 5 giorni a settimana. Gli operatori sociosanitari sono presenti nell'arco delle 24 ore in ogni turno e lavorano in maniera sinergica rispetto ai nostri piani assistenziali e tutte le nostre procedure aziendali. Ci debbono essere delle caratteristiche specifiche per lavorare all'interno di un RSA o la competenza può essere generalizzata? Sicuramente una competenza che ha un denominatore comune deve essere la passione e il gusto di lavorare in questa fase che è al di fuori dell'ospedale, quindi al di fuori dall'acuzie e prima di arrivare al domicilio. Quindi deve esserci questa grande vocazione e predisposizione, perché è un lasso di tempo molto breve e che comunque sia vengono messe in atto molte iniziative e molte attività sui nostri utenti, e quindi c'è bisogno anche di questo tipo di preparazione a livello culturale. Allargherei un pochino la domanda, lei, visto che è responsabile del SIDRO qui nel territorio spoletino, quali sono le altre realtà del territorio nello Spoletino appunto?
realtà tipo... Realtà sociosanitarie e infermieristiche dove lei agisce. Nel servizio dei centri di salute, servizio vaccinazioni, medicina allo sport, centro di salute mentale, insomma questi servizi che insistono nell'area del distretto di Spoleto. Quindi parliamo di un numero cospicuo sia di personale che ruotano che di realtà di attività. Non eccessivo, ma comunque sia un numero importante perché riguarda tutta l'assistenza sociosanitaria e tutto il rapporto con l'utente sul territorio, sì. Secondo la sua competenza gestionale, darebbe qualche suggerimento, qualche consiglio, qualcosa per migliorare ancora di più il lavoro ottimo che viene svolto? Ma suggerimenti non ce ne sono. Sicuramente continuare su questo percorso e continuare sul percorso che ci è stato tracciato, che ci è stato messo in evidenza all'interno degli obiettivi, della innovazione e di trovare sempre una maggiore aderenza tra le nostre attività e l'esigenza del cittadino. Quindi l'innovazione e la formazione del personale che si sta portando avanti da anni, continuare su questo percorso perché riusciamo a dare migliori risposte che siano più adeguate e più aderenti alle esigenze dei nostri utenti e dei nostri concittadini. Lei prima, mentre parlavamo in separata sede, al di fuori delle telecamere, in maniera proprio accurata spiegava, e mi ha colpito molto questo, spiegava il fatto che l'importanza dell'RSA è quella di sostegno, aiuto e integrazione per quello che è proprio il tessuto sociale, qui in questo caso dello Spoletino. Beh, certamente che sì, perché è una risposta non solo all'utente, come ho detto prima, ma anche alla famiglia, quindi vengono a diminuire i disagi e sicuramente ci si fa carico di una serie di problematiche che si cerca di risolverle con l'aiuto di tutti i professionisti e quindi dare una prospettiva ai nostri utenti di qualità della vita e di qualità soprattutto delle nostre risposte e dei nostri interventi migliori. E la nostra RSA in termini di qualità è stata certificata ISO 9001-2015 nel 2017 e quindi diciamo che avendo avuto questo riconoscimento che è importante sulla certificazione di qualità ci consente di dare risposte migliori e più adeguate. Per chi ci ascolta da casa e sono tantissimi i telespettatori che ci seguono, ci spieghi bene che cos'è questo ISO 2000, mi scusi non ho ben compreso? È la ISO 9001 del 2015, è la certificazione di qualità. Praticamente il nostro servizio ha conseguito questa attestazione perché sono state validate tutte le procedure che sono state redatte da tutto il personale medico, infermieristico, fisioterapiste, dagli operatori sociosanitari e dai nostri dirigenti e quindi è stata riconosciuta da una commissione questa valenza e è stato riconosciuto che siamo un servizio accreditato e certificato dal punto di vista della qualità. E quindi questo lo mette nella posizione di eccellenza tra tutte le altre realtà eccellenti in Umbria? Spero proprio di sì, questo è l'obiettivo, poi se lo siamo non sono io che posso dare questo termine di valutazione, però diciamo che questo è l'impegno per cui ci lavoriamo tutti i giorni con tutti i professionisti e tutte le persone presenti all'interno dei nostri servizi. All'interno del suo servizio... che cosa si trova? Quali sono proprio a livello strutturale, nello specifico, che cosa si trova? Ci si trova all'interno della struttura ospedaliera che ha le sue potenzialità ma anche i suoi limiti per quello che spiegava prima anche la dottoressa Iannucci, però abbiamo una sala ricreativa, abbiamo anche uno spazio esterno per quando siamo nel periodo della buona stagione che lo consente, quindi proprio appunto perché è una residenza abbiamo anche uno spazio appunto dicevo esterno, abbiamo delle attrezzature per fare un minimo di attività riabilitativa anche importante con le nostre fisioterapiste, dai deambulatori a tutti quelli che sono i presidi e le protesi per aiutare a questo percorso. Quanti posti letto ci sono? Attualmente ci sono 18 posti letto. E sono suddivisi tra uomo e donna indifferentemente? Sono suddivisi in tutte camere che sono da due posti letto, quindi abbiamo tutte camere abbastanza piccole, qualche camera singola e naturalmente vengono gestite in base al sesso, sì. Questo la possibilità di avere la presenza di camere singole e doppie soltanto permette una maggiore e attenta assistenza sociosanitaria, infermieristica e medica? Sicuramente sì, perché il rapporto con il paziente conta molto di più rispetto a tante altre situazioni e quindi ci consente di avere un rapporto diretto anche con le nostre procedure che abbiamo certificato sono in qualche modo garantiste delle nostre attività. Quindi anche sotto l'aspetto umano? Sicuramente, che non è da sottovalutare
in quanto il rapporto, pur essendo un periodo stretto di permanenza nella nostra struttura, è fondamentale per creare quell'empatia tra operatore e utente, quindi tra personale e utente. Nel nostro prossimo contributo, per far comprendere l'importanza della fisioterapia in sinergia con l'RSA, abbiamo parlato con il dirigente medico, dottoressa Anna Taburni, responsabile unità operativa fisioterapia e riabilitazione dell'ospedale di Spoleto USL Umbria 2. A voi il servizio. Innanzitutto, essendo un servizio di riabilitazione territoriale oltre che ospedaliero, essendo l'RSA una struttura territoriale, noi interveniamo anche all'interno di questa residenza sanitaria assistita. Senza dubbio siamo un valore aggiunto a questa struttura, perché l'intervento riabilitativo che svolge un ruolo importante, in quanto i pazienti che si ricoverano all'interno di questa struttura molto spesso sono delle persone anziane che hanno dei problemi di carattere riabilitativo, esiti di fratture, esiti di ictus, e che non trovano un grosso riscontro all'interno di altre strutture, per definizione intensive, ma che nello stesso tempo però presentano dei disagi nel ritornare a casa, sia dal punto di vista assistenziale che dal punto di vista strutturale, per cui trovano la loro collocazione all'interno dell'RSA, dove noi poi possiamo intervenire dal punto di vista riabilitativo fino magari a riportarli a quella autonomia precedente all'evento patologico. Quindi quello che volevo precisare è che io come fisiatra vengo chiamata all'RSA su una richiesta specifica per determinati pazienti, e quindi essenzialmente facciamo una riabilitazione sul progetto, sulla singola persona, non una riabilitazione di struttura. Spesso si tratta di pazienti che giungono all'RSA dopo essere stati ad esempio ricoverati in ortopedia oppure nei reparti di medicina, e addirittura la presa in carico avviene in questi reparti e poi dopo il percorso viene proseguito in RSA. Vengono indirizzati già direttamente dall'ortopedia oppure dai reparti per proseguire il trattamento riabilitativo là dove naturalmente non ci sono le caratteristiche di una riabilitazione di tipo intensivo. Quindi parliamo di soggetti più giovani, no? Quindi la maggior parte si tratta di gente ultra ottantenni che hanno problemi molteplici, anche addirittura familiari, assistenziali, scale, barriere a casa, quindi tutto non è solo un problema riabilitativo, ma socio-riabilitativo, no? È chiaro che noi non ci possiamo paragonare nel nostro intervento a un centro di riabilitazione. È una cosa che mi piace precisare appena arriva lì il paziente, perché magari non piace di creare delle grosse aspettative. Comunque sicuramente diamo un grosso contributo, soprattutto per recuperare un pochino le autonomie, soprattutto per combattere quello che è un eventuale allettamento da parte del paziente. Contributo alla persona, ma contributo sostanziale anche alla famiglia. Soprattutto alla famiglia, perché la maggior parte si tratta di pazienti che magari oggigiorno purtroppo nelle case tutti lavorano, tutti escono, e quindi è difficile che si trova un'assistenza fissa, no? In casa, quindi ci sono poi anche dei problemi al di dietro, a parte sociali, anche economici, no? Nelle famiglie, e quindi si cerca un po' di venire incontro a tutte queste situazioni, no? Nella sua realtà professionale le maggiori difficoltà che incontra quali sono? In RSA? In genere, per poter sopperire ad aiutare la persona che lei si trova di fronte,
come trova delle difficoltà a volte, vorrebbe fare cose diverse, vorrebbe fare cose maggiori e non può farle? Allora, innanzitutto le difficoltà si possono incontrare per mancanza di risorse, sia risorse umane ma anche risorse economiche, no? Quindi parliamo di risorse come persone, come tempi e quant'altro. Sicuramente le risorse sia economiche che umane sono una cosa fondamentale, soprattutto quando uno diventa anziano, no? E quindi a volte si vorrebbe fare di più, ma non si può, non ci abbiamo le possibilità, no? La sua carriera, dottoressa, quali sono stati i momenti? Momenti belli sono quasi sempre, perché altrimenti non si sceglie questo tipo di lavoro. Un momento che le ha dato maggior soddisfazione e un momento invece che ha avuto meno soddisfazione, pur mettendoci tutto l'impegno, tutto l'amore e tutta l'intenzionalità? È difficile risponderti. Soddisfazione io sinceramente ce l'ho tutti i giorni, quando sono a contatto con delle persone che vedo che gli possa aiutarle. Quindi diciamo sinceramente in tutte le occasioni cerco di trovare soddisfazione in questo senso. Sono essenzialmente per una presa in carico globale del paziente, per cui se posso cerco di dargli qualche cosa che non è solamente mio professionale, ma se posso cerco di aiutarlo anche in altre occasioni, in altre situazioni. Presa in carico globale, facciamo comprendere ai nostri telespettatori che sono tantissimi, significa prendere il paziente in carico non solo nello specifico, ma... Diciamo non solo nello specifico, ma anche aiutarlo a risolvere anche altre problematiche e vedere se io posso aiutarlo a risolvere a queste problematiche. A volte i pazienti devono fare un esame, non riescono a capire da chi si devono rivolgere, dove devono andare, allora cerco di facilitare un pochino queste strade, no? E quindi vado anche a volte oltre, anche ieri sera sono uscita alle 6:15 per risolvere il problema di una paziente. Io ho telefonato a un collega per farla uscire da qui più tranquilla, quindi quello andava oltre quella che era la mia visita fisiatrica, no? Perché mi piace di fare così, non mi piace di prendere il paziente nel suo pezzettino, ma poterlo aiutare nel suo insieme, no? Questo è un grande e importante messaggio che stiamo mandando, perché significa... Posso dire, posso coinvolgere l'assistente sociale, posso coinvolgere tutte le altre professioni, pur di far, diciamo, mi piace di essere un case manager, no? Cioè di poter aiutare a prendermi la situazione globale, che di non pensare che solo a quel pezzetto che è venuto qui per quella cosa, se posso. Questo è un bel messaggio, dicevo, che mandiamo ai nostri telespettatori, perché fa comprendere che il professionista che lavora in ospedale giustamente non si deve occupare solo del suo mero incarico e principale realtà, ma anche abbracciare, come fa lei, globalmente a 360 gradi. Sì, diciamo, se uno lo può aiutare, uscire semplicemente con una semplice prescrizione, uno magari invece può aiutare anche a realizzarla quella prescrizione se c'ha dei problemi, insomma, voglio dire. Dove ci troviamo in questo momento per far comprendere al nostro pubblico l'ubicazione della fisioterapia? Siamo al primo piano del corpo dell'ospedale, piano terra, siamo essenzialmente accanto all'ortopedia, e questo diciamo è molto strategico perché ci permette di relazionarci più rapidamente in tutti e due i sensi, loro con noi che riabilitiamo e noi con loro che vogliamo assumere informazioni dai colleghi ortopedici, degli interventi, della tempistica, quindi diciamo siamo molto molto facilitati. Signore e signori, il nostro 13° incontro di Dica 33 Medicina sul Campo volge al suo termine. Vi rinnovo l'invito a seguirci martedì prossimo alle ore 22, in replica il mercoledì alle ore 14:45 circa, su www.trgmedia.it, sulla nostra pagina Facebook Dica 33 e su YouTube.
Ringrazio il nostro operatore Alessandro Mastrini per le riprese esterne, la nostra coordinatrice di rete Patrizia Palma e naturalmente ringrazio tutti voi perché siete ogni settimana con un numero sempre crescente e per noi è sinonimo di orgoglio. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di TRG e una buona settimana a tutti voi. Grazie.